Salve a tutti, rieccoci con questo nuovo format di Omnialist che prevede alcune interviste a delle persone che si sono dati ai concorsi pubblici e anche con grande successo. Oggi qui con noi abbiamo Andrea Savoca. Andrea, presentati tu brevemente, chi sei, cosa hai fatto? Buongiorno a tutti, ciao Salvo, sono Andrea Savoca, da Enna, Sicilia, sono laureato in giurisprudenza e ho vinto un concorso al Comune di Enna per responsabile direttivo amministrativo categoria D. Bene, ottimo. Allora, raccontaci, come mai hai deciso di puntare ai concorsi pubblici, di dedicarti proprio al mondo dei concorsi pubblici, pur essendo tu comunque un avvocato? So che sei Io un avvocato. esercitavo la libera professione, diciamo che ho sempre partecipato a concorsi pubblici, anche se non ho mai avuto il tempo necessario per studiare, perché la libera professione mi occupava tanto. E il periodo Covid è stato un periodo in cui, diciamo, l'ho sfruttato a casa a studiare, ecco. Come tanti di noi. E quindi dico, l'ho impegnato in questo senso. C'è stata l'opportunità di conoscere, fortunatamente dico oggi, anche il professore Infatti, questa era Chiarelli. la seconda domanda che ti volevo fare. Come hai conosciuto Chiarelli? L'ho conosciuto grazie a un amico, il quale mi mandò dei link, se non mi sbaglio, alla scuola amministrativa di Genova. Lui faceva dei corsi alla scuola amministrativa di Genova. E mi disse, dai, dai un'occhiata perché ci sono delle cose importanti legate ai contratti pubblici, che è una materia abbastanza ostica. E lì cominciai praticamente a vedere i suoi video. E da lì, possiamo dire, mi innamorai, diciamo, del suo modo di spiegare le cose in maniera Come chiara, tutti. esaustiva. E mai mi sono annoiato, anzi, dico, vedevo quei video di 3 ore e anche più, tutti in una volta. Senza mai stoppare, senza niente. Anzi, dico, poi veniva la voglia di sentire qualcos'altro. E quindi quello fu forse uno dei primi video che vidi. Pensare adesso che sentire parlare, diciamo, dei contratti pubblici è una materia delicatissima e noiosissima, dico, per chi è che magari non c'è dentro, e venirti la voglia di sentirlo ascoltare, dico, già penso Considerato tutto. che le materie di diritto sono comunque ostiche, sono delle materie non proprio facilissime da studiare, e certo tu vieni magari da una scuola di giurisprudenza dove quindi le basi tutto sommato le avevi buone, Quello quindi... sì, quello sì, però mi sono Ma... trovato a studiare delle materie ovviamente che non avevo mai studiato, tra E cui. certo, ma quindi secondo te che rilevanza ha avuto il conoscere Chiarelli nel raggiungere poi quello che è stato il tuo obiettivo finale, quindi vincere il concorso? Dico una buona rilevanza, nel senso sì che ovviamente dico, consiglio a tutti ovviamente di studiare autonomamente, perché dico, quello è in primis dico, quello che fa tanto, però dico, quello mi ha aiutato tanto perché ho seguito tantissimi video, tutti gratuiti, dico, ed è una cosa dico, che oggi è difficile trovare, che mi aiutavano anche a comprendere qualcosa che magari dal libro ti sfuggiva, o comunque integrare qualcosa che dai libri e dai manuali ti sfuggivano. Avere video con questa qualità anche a disposizione a livello gratuito Sì, è qualcosa infatti, dico, oggi che si paga l'aria, si paga qualsiasi cosa, dico, è qualcosa di veramente apprezzabile. Esatto. E poi forse un momento clou che mi ha aiutato tanto forse nel cambiamento dallo studio è stata la simulazione d'esame che il professore Carrelli, diciamo, faceva in quel periodo gratuitamente, ci tengo a sottolinearlo, gratuitamente a tutti quelli che volessero partecipare. Una simulazione d'esame vera e propria, con una prova scritta e poi addirittura una prova orale che superai a stento, nel senso che il professore mi graziò, nel senso dandomi una sufficienza, secondo me non meritata, però comunque mi diede questa sufficienza. E da quel momento in poi ho capito che dovevo cambiare un pochettino il metodo di studio. Quindi, ritornando alla tua domanda, dico sì, è stato utile, anche e soprattutto per questo motivo, perché mi ha aiutato a capire che forse stavo dando per scontato alcune cose, ma invece mi dovevo soffermare, su tante altre cose. E quindi praticamente
il metodo di studio, cioè Chiarelli, i consigli di Chiarelli ti hanno aiutato quindi a cambiare proprio il metodo di studio, essenzialmente. Sì, assolutamente sì, perché magari prima ero uno studio autonomo e quella simulazione mi ha fatto capire che dovevo dare qualcosa in più, dovevo studiare in una maniera diversa rispetto a come ero abituato a Uno studiare. studio dei concorsi che poi tu mi confermi è diverso dallo studio delle materie dell'università. Questo è un problema che tanti concorsisti, me compreso, abbiamo affrontato e stanno affrontando perché abbiamo un metodo di studio insegnato dalla scuola o dall'università che non si sposa bene con i concorsi. In quanti concorsi ci sono tantissime materie e quindi tu non devi studiare una singola materia e dare un esame, ma devi integrare tante materie che sono tanti macromondi, micromondi, direi più macromondi in realtà. E questo cioè, i consigli di Simone sono utili perché ti permettono di trovare delle tecniche che ti aiutano appunto a studiare per un unico esame tutte queste materie. Assolutamente, assolutamente. Poi dico tutti quei quiz che di volta in volta ci faceva praticamente, quelle domande che ci poneva e quei quiz che ogni volta ci faceva, ogni volta dico era sempre un qualcosa in più, anche perché poi lui spiegando quell'unica domanda ti apriva un mondo che era Che veramente poi tu andavi ad approfondire. assolutamente. Chiudiamo questa intervista con l'ultima domanda, che poi in realtà è un po' una chicca, e ti chiedo: immagina che al posto mio in questo momento ci fosse Simone Chiarelli. La prima cosa che ti verrebbe da dirgli così di impatto, di impulso, cosa qual Ma è? dire complimenti, innanzitutto complimenti per quello che fa, per come lo fa, e dico questo, dico di fare i miei complimenti perché oggi non è semplice fare quello che fa, anche diciamo per quella che è la mia esperienza, dico a titolo gratuito, l'ha fatto perché dico, non ho acquistato costi. Quindi il complimento perché dico è un dirigente, quindi lavora, ha una famiglia e fare questo per noi ragazzi e la passione che ci mette è veramente unica. Dico che ce ne fossero, dico, di persone come lui. Quindi La pubblica questo. amministrazione ha bisogno tanto di persone come lui. Ringraziamo Andrea per la disponibilità e anche per la simpatia. E noi ci riaggiorniamo alla prossima intervista. E grazie a tutti, un abbraccio e buona serata. Grazie, buona serata.